Allora, comunque serviva qualche parola in più da quella giustamente. Io ascoltiamo un altro se poi ti fai chiudere magari con un pensiero positivo di pace, visto che c'è la tua poesia, speriamo che sia l'auspicio migliore. Sì, facciamo un altro brano, diciamo, un po' triste, per poi magari concludere con una cosa non allegra ma più serena. Sì. Questo è di Maurice Ravel, Papà pour una femme de foot. Per chi non pratica francese, Papà per una bambina de foot. Non l'ha dedicata a una persona in particolare, quindi possiamo penso dedicarlo a tante cose di cui purtroppo ci ha parlato Anita con le sue bellissime poesie. E Maurice Ravel, Papà pour une femme de foot. Come per gli altri brani, un frammento significativo, e non li ho suonati per intero, altrimenti diventano lunghi. Allora. Specialmente nella solita poesia, certo. La parte finale del fatto c'entra. Volevo solo farti una domanda sul perché hai messo anche il tedesco e delle poesie finali? Scontato, no? I tedeschi hanno perpetrato questo, è giusto che si scriva pure in tedesco. Comunque, l'obiettivo era quello. L'hanno perpetrato questa tragedia, non potevano ho racchiuso le lingue presenti in Europa, okay. E anche l'inglese, perché comunque non c'è, mi è piaciuto. E tu perché, come mai, ora ti fa come mai mi hai posto questa domanda? Non te l'aspettavi? No, non mi aspettavo, sinceramente non mi aspettavo il tedesco. Il tedesco. Come mai? Così, non,
all'interno di una situazione come quella, il tedesco mi suonava, mi strideva un momentino come... voglio dire, per far prendere atto di cosa hanno fatto. Sì, e poi non sarebbe stato inclusivo, capito? No, perché certo. Tutto, diciamo, parto sempre dall'inclusività. Voi avete iniziato il ciclo e siete dentro all'interno. Comunque complimenti, molto, molto bello. In certi momenti mi ha anche emozionato, ce n'era uno che adesso vado a cercare se mi trovo. In quale sezione? No, te lo dico subito perché l'ho trovato, chiodo. Me la leggi? Pagina? 42. Allora, questa fa parte all'interno della sezione migrazioni. Chiodo segna viaggiatori di ieri, profumo di oggi. Non servono cucchiaini da caffè per misurare l'esodo di persone senza radice. A riflettori spenti, solitudine bruciante affoga nelle vie. Quella dopo è ancora più bella, però non ti chiedo di leggere. Cioè, perché mi muoio? Come mai? Perché vabbè, ovviamente il libro è, le sillogi sono più che attuali, nel senso che racchiudono quello che è la situazione degli ultimi 3-4 anni, parliamo dal coronavirus ad oggi, perciò la guerra in Ucraina, la migrazione, i profughi, il coronavirus, eccetera, molto, molto attuale, e devo essere sincero, mi è piaciuto molto. No. Ieri sera, sono sincero, ieri sera prima di andare a dormire gli ho dato proprio molo. Perché questa poesia ha riflettuto rispetto, quando poi tutti non ne parlano più, anche la televisione, la solitudine dei migranti, della popolazione che ha bisogno. Siamo sempre lì, l'indifferenza attraversa, prende poi tutti. Bellissimo il titolo, l'immagine di copertina stupenda, complimenti. Grazie. Proprio bello. Lo consiglio a chi non l'avesse ancora acquistato. Io dico da regalare. Pensate a un regalo natalizio. Esatto, però regalare invece le solite cose, cioè, che non sappiamo poi dove mettere, regaliamo i libri. Un momento per riflettere. Eravamo arrivati praticamente alla fine, aperta, scusa. Ti sei perso? Mi dispiace, ma gli impegni dall'altra parte. No, certo. Oggi in aggiunta. Infatti dicevo ad Annika se voleva chiudere con una, appunto, pace che vuole essere un po'. E pace tutta la sezione, però. La poesia che ti piace di più, ovviamente. Vabbè, visto per pace, così. Siamo positivi. Chiediamo ai potenti. Voi potenti, assegnate un posto a tavola a questa voce. Cessate l'inferno sulla terra, cessate la pioggia d'armi, cessate la guerra. Vi sia spazio per i martoriati, tregua al bagno di sangue. Non perdete tempo, date pace al popolo, stanco di piangere i propri morti. Bellissimo. Beppe, Patrizia, Antonio, voi che siete stati qui, e vi lasciamo ancora l'artista e il maestro. Io ringrazio tutti voi per essere qui. Ma mi spiace che c'era quella cosa lì, se no c'era sicuramente più pubblico. E lo meritavi.
Vabbè, possiamo sempre rifarla in primavera. Sì, sì, certo. Ne vale la pena perché è un argomento anche molto intenso. Grazie, assessore. Perfetto, veramente. Terminerei con una bella melodia serena del sì, che ci dia su perché io sono sì, piaccio. Ecco, non allegra ma serena. Serena, sì. Grazie a tutti per la grazie a lei. Grazie. Grazie. Grattato, ragazzi. Pausa, come chi viene qua?